Mister, era facilmente prevedibile che questa sarebbe stata tutta un'altra partita rispetto a quella di domenica in Coppa Italia. Eh, il Castel San Giorgio l'ha messa sul dinamismo, ogni tanto sul piano fisico, un po' oltre righe per mettere in difficoltà il San Marzano. Da parte del San Marzano probabilmente un po' più di concretezza avrebbe chiuso i conti un po' prima. No, è stata una partita difficile come saranno tutte le partite in questo campionato, partite facili non ce ne saranno. L'unico rimprovero che devo fare alla mia squadra è che dopo il gol ci siamo seduti un po', dovevamo essere ancora più bravi soprattutto nell'ultimo passaggio perché abbiamo avuto 4-5 situazioni che se registravamo meglio chiudevamo la partita. Quando tieni la partita in bilico è sempre una partita difficile, calcio d'angolo, punizione, però la mia squadra è stata brava, abbiamo subito soltanto su una palla che il nostro portiere l'ha letta, letta male, abbiamo subito quella situazione, ma poi per il resto diciamo che loro non ci hanno mai impensierito. Nota positiva anche chi subentra, riesce ad entrare da subito in partita, ha subito l'approccio giusto per mettersi a disposizione dei compagni. Ma i complimenti vanno soprattutto a chi è subentrato, devo fare complimenti a chi è subentrato perché è entrato con la testa giusta, con la, le motivazioni giuste e soprattutto con la qualità di gioco giusta. Io ho una rosa ampia e quindi chi gioca gioca deve dare sempre il massimo. Per adesso la classifica dice Ercolanese, San Marzano prime a punteggio pieno a quota 9 ovviamente non sono numeri che si guardano dopo pochissime giornate sarà comunque un campionato molto molto livellato in cui come ha detto lei poc'anzi tutte le squadre contro il San Marzano proveranno a dare il 200% No, per me la classifica per adesso non conta niente noi dobbiamo giocarci ogni partita un campionato e questo lo sappiamo, quindi noi partita dopo partita dobbiamo giocarci ogni partita del campionato perché non dobbiamo guardare né classifica né avversari con tanto rispetto degli avversari dobbiamo guardare soltanto a noi dobbiamo avere l'umiltà che abbiamo avuto oggi di, di battagliare con il Castel San Giorgio che non è una partita facile io gliel'avevo detto non guardiamo, resettiamo il 5-0 in casa lì sarà un'altra partita è una partita tossa, cattiva, però faccio i complimenti alla mia squadra.